spaventato. Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Come ogni anno che si rispetti da quando ho aperto il canale, eccoci qui con le idee regalo 2024 per questo favoloso Natale. Piccola parentesi, mi rendo conto che per qualcuno di voi può essere ansioso parlare di regali di Natale il 6 novembre, ma fra qualche settimana ci sarà il Black Friday e chi siamo noi per non risparmiare per fare regali? Quindi, come lo scorso anno, tra l'altro avete apprezzato tantissimo, ho deciso di anticipare questo video in modo tale che voi potete pensare, guardare un po' un ispo qui e lì, fare la vostra lista dei regali e dare un'occhiata al giorno del Black Friday o comunque durante la settimana del Black Friday, che solitamente è piena di sconti qui e lì. Detto questo, dividerò il video in due sezioni quest'anno. Solitamente faccio una sezione low cost, low budget, e l'altra un pochino più high cost, o comunque medium cost. Quest'anno invece ho deciso di cambiare le categorie facendone una singola donna da un budget di 6-7 euro fino a 100 euro e la categoria bambino di 1-2 anni, ovviamente che è l'età di Daphne, e sempre da 10 euro fino a 110 euro, proprio specificatamente 110 euro. Ovviamente io sotto poi vi lascerò tutti i link dei prodotti di cui vi parlo, la maggior parte li ho e li ho già testati abbondantemente, quelli che mi mancano li comprerò a breve. Comunque io sotto vi lascerò anche tutti i video vecchi delle idee regalo, vi ho creato una playlist in modo tale che li avete tutti lì e magari cercando qui lì trovate effettivamente quello che vorreste regalare voi. Ma prima di partire con le categorie vi do i bonus, che sono sempre gli stessi ragazzi. Non cambia la situazione, il buono regalo in qualsiasi negozio che pensate può servire. Ovviamente se fate un regalo a una persona immagino che voi conosciate quella persona abbastanza bene, quindi che sia un buono da Zara, un buono in un negozio, non lo so, anche un buono Nespresso se quella persona utilizza le capsule. Vi ho lanciato un'idea, ecco, il buono anche di 10 euro è sempre ben accetto, ve lo assicuro. È una cosa che io amo regalare e amo ricevere, anche perché ad esempio il compleanno di Daphne, ora vi parlo del compleanno ma Natale è la stessa cosa, ha una ricorrenza X, mi regalano il buono, magari non lo utilizzo lì per lì perché non ho bisogno di vestiti, come in questo caso Daphne è piena di vestiti, lo utilizzerò poi per la stagione primavera-estate. Quindi lo utilizzerò nel corso del tempo e soprattutto quando effettivamente mi serve. Poi ci sono tantissimi kit make-up, vi parlo della sezione donna, che trovate già preconfezionati, Nabla, che ha un prezzo super accessibile, una qualità pazzesca. Ci sono i kit labbra di Huda Beauty, di Espresso, per le sopracciglia, di Benefit. In realtà trovate veramente tantissimi kit, sia in negozio tipo Sephora, ma anche su Amazon, e su Amazon spesso sono scontati, quindi dateci sempre un'occhiata prima di fare l'acquisto. Spostandoci sulla categoria baby, per quanto riguarda il regalo bonus, non so se prima ho detto bonus o extra, intendevo comunque regalo bonus, potete magari regalare delle ore pagate a una babysitter se sapete che quella coppia necessita del tempo per sé e non ha nessuno a cui lasciare i propri bimbi, magari non hanno i nonni come nel nostro caso, secondo me può essere un bel regalo, oppure anche delle ore di pulizia in casa perché magari quella mamma è veramente molto molto stanca, secondo me possono essere dei bei regali. Ci dedichiamo ora alle 10 idee regalo della categoria donna. Allora, parto con la prima, che ho visto un po' quelli su TikTok, soprattutto in TikTok America, e secondo me è bellissima come idea. In realtà il budget lo definite voi, può essere anche di pochi euro, è proprio il pensiero e ovviamente è un regalo fai da te, nel senso che mi spiego, è il libro delle soluzioni. Voi acquistate un raccoglitore e ogni pagina ha una soluzione al problema, praticamente. Quando mi sento stanca e stressata e magari ci appiccicate la maschera, oppure quando mi sento malata e ci appiccicate l'occhi o la tachipirina e un pacchetto di fazzoletti, quando non so che cosa cucinare e ci scrivete magari la vostra ricetta preferita, quando ho voglia di un dolce, stesso discorso, e tante altre cosine, quindi di pochi euro che potete attaccare in ogni pagina. Secondo me è un regalo veramente molto apprezzato, giusto magari
magari perché non avete chissà quanto budget da darvi con le amiche, noi tra di noi non ci facciamo il regalo, però ci facciamo una sciocchezza veramente di pochissimo, e questo è un pensiero secondo me che stupisce l'altra persona. La seconda idea di regalo è sempre un fai da te, però andiamo a creare una box personalizzata body care e skin care per quando quella persona è stanca e vuole prendersi cura di sé. Allora, io vi lascio qualche inspo. Su body care vi stra consiglio i guantini esfolianti asiatici che da quando ho comprato praticamente non ho più abbandonato, non utilizzo più scrub, questi qua tolgono veramente la pelle morta al bacio, tra l'altro sono più ecologici dello scrub e sono infiniti, cioè con questo prezzo di 10 euro me ne escono tipo 12, proprio quando il guantino si rovina al 100%, nel mio caso sto ancora utilizzando il primo guantino e quindi dura veramente tantissimo, infatti li ho un po' messi a casa di mia sorella, a casa dei miei, così che ho sempre il mio guantino. E da mettere magari in più box, comprate il pacco e ne mettete due qui, due lì, due per voi. Per quanto riguarda le maschere, io amo la follia quelle in tessuto coreane di Medihel, non so se si pronuncia così, perdonatemi, le trovate comodamente su Amazon a pacchetti da 10 e io compro e ricompro quelle, cioè quelle sono veramente super funzionali. Vedete la differenza della pelle. E altrimenti trovate tantissimi brand come Sephora, Kiko, Garnier, quante maschere in tessuto si trovano, tante. E altra cosa, patch occhi, io amo quelli di Pixi, però ho trovato un'alternativa low cost valida di Essence, tra l'altro si trova su Amazon, costa tipo 8 euro, vi lascio sotto il link. E per quanto riguarda invece la crema corpo, io sto utilizzando la crema corpo di mia figlia e vi dico, non ci sono paragoni, che è quella della Roche-Posay, ve ne ho parlato 3000 volte nei video di mia figlia, ovviamente è una crema adatta sia ai piccini ma anche ai grandi, e come idrata questa? Non idrata niente, io ho la pelle che squama in inverno e quella è l'unica soluzione. Questi sono i prodotti che io vi consiglio, ma perché li ho testati abbondantemente, ma trovate veramente miliardi di prodotti anche a pochi euro. Utilizzavo uno scrub prima di questi guantini che costava 3-4 euro, profumatissimo, lo prendevo su Notino e magari vi lascio anche una foto reference, potete prendere anche tipo 2-3 scrub di quelli, metterci qualcosina e con 20 euro vi fate la box. La terza idea regalo la dedico sempre ai gioiellini, anche quest'anno, però ho trovato questo portagioie diverso da quello solito a scatolina che vi consiglio sempre, che è piatto, perfetto per recuperare spazio quando si viaggia, e lo amo anche per come è diviso all'interno, lo trovate sia in nero che in rosa cipria e secondo me è un'idea carinissima, magari potete aggiungerci anche qualche gioiellino che può essere nel negozio di Bijou Brigitte che ha la linea argento 925 o anche acciaio inox che dura tantissimo nel tempo, tanti miei gioiellini sono di Bijou Brigitte, altrimenti Marlou che ha sempre la linea argento 925, comunque si trovano tanti gioiellini a poco prezzo per poter inserire all'interno di questo portagioie, così che fate sia il gioiellino sia il portagioie. Quarta idea regalo, se la vostra amica ha un amore spassionato per arredare casa e le piacciono le candele, vi consiglio delle candele un pochino particolari, personalizzate. Io al battesimo di Daphne, ma anche al primo compleanno, ho fatto realizzare delle candeline personalizzate, in realtà poi al compleanno ho fatto fare i profumatori per l'armadio che sono sempre in cera da Chiara, vi lascio sotto il profilo di Chiara Instagram e ha tantissime idee regalo. E altrimenti ho trovato questo sito, in realtà mia sorella l'ha trovato perché sta arredando un angolino della sua casa, e ci sono delle cose molto particolari a prezzi super accessibili, si parla di 4, 5, 6, 7 euro massimo, 20 euro la candela più grande e più particolare, e dateci un'occhiata se sapete che è amante di quel genere di candela. La quinta idea regalo è il balsamo personalizzato di Officine Universelle Beauty, che sicuramente avrò sbagliato a pronunciare, è francese, è
e io non l'ho studiato. È un regalo che hanno fatto lo scorso anno a mia sorella, che lei ha apprezzato particolarmente, ed è stupendo. Stupendo perché è personalizzabile da zero, è un pezzo unico, riuscite voi a decidere la grafica, le iniziali, e quindi con 40 euro fate un regalo unico. Sesta idea regalo: le ciabatte pelose, super super cozy, le amo, e trovate veramente tantissimi modelli sia su Amazon, sia su Shein, sia da Primark, in qualsiasi negozio, e vi lascio due ispo che sono le mie preferite, e però veramente spaziate dai 13 euro ai 20 euro, e sono troppo carine per l'inverno. E poi le ciabatte sono sempre un regalo apprezzato e utile. Il settimo regalo è il mio regalo preferito, ed è un capo sul sito di Skims, il brand di Kim Kardashian. Io lo scorso anno ho ricevuto un body che ha un fit pazzesco, che ho sfruttato tantissimo in estate, veramente tantissimo, e lo amo, cioè come fitta quel capo, quel tessuto, non ho trovato nulla di simile, nonostante comunque provo e testo tante cose. Skims, mi rendo conto che ha un prezzo non bassissimo, però vi do due pezzi che praticamente amo, che è la Fit Everybody magliettina manica lunga, vi lascerò una foto di reference, che costa 66 euro, sì, e l'altro invece è il body, quello con la bretellina sottile, che costa 72 euro, sempre della sezione Fit Everybody. Belli, sia le colorazioni, io ce l'ho in nero, quello che mi hanno regalato, l'ho sfruttato tantissimo, e in realtà vorrei acquistare qualcos'altro. Mi hanno parlato benissimo dei loro reggiseni, quindi prima o poi ne testerò uno. Comunque, se non l'avete mai provato, anche soltanto un capo, provatelo, altrimenti mettetelo nella vostra lista dei desideri dei regali. Ah, mi sono dimenticata di dire, fate una lista dei desideri con diversi budget. Ne parlai lo scorso anno in un video TikTok, perché mia sorella se ne uscì con questa cosa che fece al fidanzato, e secondo me è molto carina, perché tu scrivi tantissime cose, sia in low budget, medium budget e poi high cost, e poi lui deciderà, lei deciderà, le persone a cui invierete questa lista decideranno, e ovviamente voi sapete che ci sono le cose che vorreste, ma non sapete effettivamente poi che cosa vi regala, quindi è molto molto carino per evitare anche regali brutti. Ottava idea regalo: se la vostra amica ama viaggiare, vi consiglio questo set beauty di tre pezzi, bellissimo, e secondo me anche molto molto utile, perché a quel beauty che si apre riuscite a vedere tutto quello che c'è all'interno, non in maniera confusionale. Io mi sono innamorata di questa fantasia, ma ne trovate tantissime. Tra l'altro tre pezzi vengono 15 euro, io qua ho tutta la lista dei prezzi, e è molto molto carino. C'è anche quella, la pochettina più piccolina per mettere le medicine o i pennelli, e riuscite a sfruttarle tutte e tre in maniera differente, e per 15 euro, secondo me 5 euro a pochettina ci stanno tutte. La nona idea regalo è fighissima, non so se ve l'ho mai spoilerata qui su YouTube, ma su Instagram sicuramente. Ogni volta che entro a casa dico, questa idea è pazzesca, ed è lo zerbino personalizzato. Me l'ha fatto una mia amica un anno, un Natale, e da allora ho sempre quello zerbino. Io lo amo quello zerbino perché è nostro. Su Amazon ho visto che lo fanno a 30 euro, potete scriverci quello che volete, i disegni che volete, è molto carino. Ovviamente se conoscete quella persona, magari anche se stanno andando a convivere, oppure se sta andando a vivere da sola, si è comprato casa da poco, dovete conoscere i gusti di quella persona. Però magari potete fare anche uno zerbino simpatico, tipo, oh no, ancora tu, perché mi è uscito da poco questo zerbino molto carino, oppure il personalizzato, io voto il personalizzato. E ultima idea di questa categoria è quella di regalare un ingresso in una spa, un massaggio o anche una seduta dall'estetista, che può essere il refill unghie, se quella persona sapete che va a farsi le unghie ogni mese, oppure
oppure anche una seduta laser, in base ovviamente al vostro budget. Una pulizia del viso, un trattamento illuminante, idratante per il viso, ci sono veramente tantissimi trattamenti che potete regalare e secondo me è molto molto carino. Passiamo ora alla categoria bambini di 1 e 2 anni. Allora, quando ho fatto questa lista mi sono messa lì a pensare che cosa Daphne effettivamente utilizza ogni giorno, e al primo posto non posso che mettere i libri. Ve ne faccio vedere qualcuno. Ah, mi sono dimenticata anche il ciuccio di Mina, che è nella stanza da letto per dormire, perché lo utilizziamo spessissimo. Sotto vi lascerò qualche link. Partiamo da lui, che è uno dei miei preferiti, anche quello di Daphne in realtà, perché parla dei colori delle emozioni, e soprattutto con questo Daphne ha iniziato ad associare i colori. Ora sa dire rosso, giallo, blu, verde e nero, ci stiamo lavorando. La cosa che mi fa impazzire, oltre alla storia particolarissima, sono anche tutte le stampe in 3D, molto molto carine, e questo lo straconsiglio a tutte. Tra l'altro è un libro che trovate anche negli asili. In realtà tutti sono ISPO asili, perché ho due amiche educatrici. Poi Zeb e la scorta di baci, che parla dell'abbandono del genitore in un luogo che può essere l'asilo. E carinissima la storia, carinissime anche in questo caso le grafiche. Vi faccio vedere una grafica così. Di Zeb c'è anche un altro libro che non ricordo come si chiama, però ve lo lascio sempre sotto, che è nella mia wishlist. In realtà ho fatto proprio la wishlist della libreria di Daphne, perché è una cosa che lei ama leggere, quindi anziché spendere soldi in giochi che magari non utilizza, preferisco che il tuo budget venga investito sui libri. Magari hai, che ne so, 30 euro di budget, prendimi due libri piuttosto che un giocattolo che poi Daphne dopo massimo due settimane accantona. Poi magari ci gioca anche con quello, però è più raro, ecco, vedo che ha più interesse con i libri. Altro molto molto carino new entry, Dalla testa ai piedi, molto molto carino perché è un libro interattivo. Praticamente dice: io sono un coccodrillo e muovo i fianchi, tu lo sai fare? E poi il bimbo lo deve replicare, quindi tu gli sì, lo sai fare. È bellissimo, ci sono tantissimi animali, lei ha imparato tipo a fare il gorilla, a muovere i fianchi, a fare il gatto. Poi proseguiamo con Facciamo le facce per imparare a parlare. Questo qui io l'ho preso quando aveva tipo 12 mesi ed è ancora un must have. È bellissimo, di Quid 2. Tra l'altro c'è anche il video che vi fa vedere come utilizzare il libro, molto molto interessante. L'ho preso su Amazon ed è tutto pieno di filastrocche. Che simpatico Tommaso, con la lingua tocca il naso. E c'è Tommaso che tocca il naso con la lingua, ovviamente. Bellissimo anche questo, straconsigliato. Quest'altro invece è stato un regalo di alcune ragazze che mi seguono, che hanno scritto loro questo libro. È meraviglioso, veramente stupendo. Daphne inizialmente non lo prendeva tanto in considerazione perché era troppo piccolina. Nell'ultimo mese lo vuole leggere ogni giorno ed è anche a te come me, puntini puntini puntini, ci sono tutti i bimbi di ogni nazionalità. Ed è utilizzatissimo perché Daphne l'ha anche strappato e l'ho anche ricucito con lo scotch. E vi faccio vedere perché le grafiche sono stupende e c'è tutta la descrizione dello stato in filastrocca. Carinissima per i bimbi. Poi veramente le grafiche attraggono tantissimo. Daphne sta lì a fare bimbo, bimbo, cappello. E poi secondo me è interessantissimo conoscere le diverse tradizioni, però giocando con le filastrocche. Secondo te, regalo, parliamo sempre di libri, ma i libri sensoriali. Altro gioco che ama e utilizzo giornalmente. Questo qui è nuovo, mi è arrivato ieri da parte di nonna e quindi glielo devo ancora montare, tra l'altro, perché arriva scomposto. Vi faccio vedere con i feltrini ed è appunto un libro. Vabbè, questo secondo me è troppo carino per ora che è un po' più grande. Ci sono tutte le lettere, i colori, i numeri sempre colorati, gli animali, ovviamente ci sono i feltrini sopra da attaccare, e poi le ultime pagine ci sono tutti gli agganci, le chiusure, le zip, che secondo me le piaceranno tantissimo. Non l'ho ancora messo in mezzo e non credo che lo farò, penso che me lo tengo per il viaggio che faremo a Natale per scendere giù, perché sapete io ho sempre un jolly, 8 ore sono tante. E altro che abbiamo da tantissimo tempo,
era Natale, quindi è più di un anno, cioè no, è quasi un anno, vabbè, non ce la faccio io oggi. E questo qui, in realtà ce ne sono altri due che ce l'ho però giù nella borsa del passeggino, sempre nello stesso modo, con il feltrino, gli animali, eccetera eccetera. Comunque io sotto poi vi lascio i link. Tutto questo sicuramente sarà cambiato la luce, perché il sole ha deciso di spuntare. E comunque passiamo alla terza idea regalo: regalate il set delle pulizie in legno. Io preferisco i giochi in legno perché durano molto di più nel tempo una volta che le lanciano, perché le lanceranno nonostante si cerca di educarle a non farlo, e durano molto di più, non si rompono, non partono pezzi di plastica qui e lì, e poi sono veramente troppo carini. Comunque il set per le pulizie Daphne lo ama, lo utilizza tantissimo, è un gioco simbolico, quindi quando io pulisco lei pulisce dietro di me, lei con la sua scopina, con il suo Swiffer, fa troppo ridere. E considerate, l'altra volta stavo pulendo la pianta finta che ho in soggiorno, e con lo Swiffer, e lei con il suo che puliva il tronco, faceva troppo troppo ridere. Ovviamente ne trovate tantissimi online. Io ho trovato questo qui rosa che ha un prezzo favoloso, 17 euro, troppo troppo carino, e anche la pezzettina, la spugnetta, cosa che io non ho. E poi vabbè, quello classico con un colore un pochino più neutro a 30 euro, 28 euro, una cosa del genere. Mi attacco a questa tipologia di regalo per darvi l'inspo anche di un folletto mini o di un Dyson mini, in base al vostro team, perché sapete, noi ci dividiamo in due fazioni, o team folletto io o team Dyson. E secondo me è carinissima come idea, certo lì è un pochino più cara, però il set di pulizie è veramente super apprezzato dai bimbi perché amano fare il gioco simbolico. La quarta idea regalo è quella di andare a creare una box personalizzata di colori, o comunque cose che servono per disegnare e colorare. Esistono anche quei libri da colorare in base un po' all'età del bimbo. Daphne è ancora piccolina, però lei ama tantissimo mettersi lì sul suo tavolino con la sua sediolina a scarabocchiare. E ecco, credo che i libri e il disegno siano le due attività che le impiegano più tempo. Il resto delle cose che ha ci gioca, ma preferisce sempre queste due attività. E ci sono tantissimi colori, il mio consiglio è quelli lavabili, ovviamente specifici per bimbi dai 12 mesi in su, che hanno la punta arrotondata, ve ne ho parlato veramente tante volte, che mettete in lavatrice e si pulisce il capo. Noi ora stiamo utilizzando tantissimo quelli a matita larghi, spessi, e poi utilizziamo tantissimo i pastelli a cera che ho comprato da Ikea, sono belli belli spessi, l'unica cosa è che sono pochi colori. Se volete più colori ci sono quelli della Carioca, non voglio sbagliare il nome, quindi leggo, e comunque sotto vi lascio il link. Su Amazon trovate veramente tanti tanti kit, sia quelli più piccolini sia quelli più grandi. Quinta idea regalo: sapete il mio amore spassionato per la personalizzazione, quindi non potevo non inserirvi un maglione personalizzato, o comunque un capo personalizzato, magari anche un cappellino. Ci sono tantissime pagine, tantissimi brand che lo fanno, io ve ne lascerò qualcuna qui sotto e potete decidere il colore del capo, il colore del filato, cosa farci scrivere, oppure la fantasia. Se non volete farci scrivere, potete renderlo personalizzabile a tema Natale, anche se in quel caso viene utilizzato per un periodo specifico e poi archiviato perché i bimbi crescono alla velocità della luce. Io consiglio un maglione che può essere sfruttato tutta la stagione autunno-inverno. Sesta idea regalo che sto puntando da un po', quindi penso che sarà questo il regalo che le farò a Daphne per Natale. Vabbè, le ho preso anche alcuni set della frutta al Lidl che erano super in promo, però volevo farle un regalo che potesse utilizzare al parco, e vorrei prenderle il monopattino, che in realtà ha anche la seduta, è un monopattino da 1 a 5 anni, quindi lo utilizzate per veramente tanto tempo. E mi piaceva questo qui in particolare, di questo brand, che ho visto al parco da diversi bimbi, ce ne sono tantissimi, però questo, avendolo visto, mi ispira proprio più sicurezza, lo vedo bello saldo. Ovviamente esiste in tantissime colorazioni, e io personalmente aggiungerò anche un caschetto, quindi se volete completare il kit potete aggiungerci un caschetto. Settima idea regalo: ho pensato a un kit Montessori per tagliare e cucinare con mamma, proprio perché abbiamo preso la torre montessoriana consigliata da voi. In realtà ve la devo ancora far vedere, l'ho presa sul sito di Evitas, Daphne l'apprezza molto, solo che vuole ovviamente partecipare alla cucina,
e non posso farle tagliare, fare cose, e ho preso questo kit che ci sono tutti i coltellini che non tagliano, tagliano soltanto la frutta ma non tagliano, e ci sono diversi aggeggi, il tagliere. Ho fatto ieri l'ordine, mi deve arrivare oggi, e secondo me è molto carino se il bimbo o la bimba in questione ha già la torre. Infatti l'ottava idea regalo è proprio la torre montessoriana, ne esistono tantissime. Vi lascio la foto reference della mia, ma poi ve la farò vedere nel dettaglio, sia in video specifico in uno shorts, sia in video poi quando vi faccio l'home tour della cameretta, ve la metto in mezzo perché è veramente molto molto carina. E altrimenti ne esistono altre pieghevoli, se sapete che quella persona non ha abbastanza spazio, quelle che diventano tavolino, stesso discorso, non si ha spazio per mettere un tavolino con le sedie, quella è sia una torre montessoriana sia un tavolino, ma anche lavagna, ho visto anche la versione lavagna, quindi un 3 in 1 molto molto interessante, a un prezzo di 110 euro. Altrimenti, se volete spendere un po' meno, ne ho trovata una a 62 euro, che è molto simile alla mia, statica, in legno e basic. Quindi avete anche qui ampia scelta. E mi attacco sempre al discorso cucina per darvi un altro bonus. La cucina in legno è sempre un ottimo regalo. La nona idea regalo è quello di regalare un buono fotografico. Noi corriamo sempre, siamo sempre col telefono, facciamo mille foto, ma quante volte le stampiamo? Io pochissime volte, anzi mi sono autoimposta di stampare le foto del primo anno di vita di Daphne per metterle sull'album che avevo preso quando ero ancora incinta, proprio per avere dei ricordi lì fissi, come ce li ho anche io. Quindi secondo me è un bellissimo regalo che poi sarà un ricordo per la vita. A parte poi l'experience con la fotografa, che ha tutti i vari cambi, è super divertente. Noi abbiamo fatto il servizio fotografico a un anno di Daphne, volevo fare in realtà anche questo natalizio, ma non so se riesco a incastrarmi con l'asilo, noi che dobbiamo scendere giù dai miei perché la mia fotografa è a Roma. Però mi piacerebbe fare anche questo qui natalizio. E concludiamo così con l'ultima idea regalo di quest'anno, la tavola attività. Questa qui, se siete molto bravi con il bricolage, potete farla anche voi. Ho visto video in cui inseriscono le prese, le accensioni, le lampadine e le chiusure con le zip, eccetera eccetera. Potete inserirci quello che volete se siete bravi, altrimenti esse sono già fatte. Su Amazon ne trovate veramente tante, io ve ne lascio una molto carina, compatta, che viene 27 euro, altrimenti se sono quelle molto molto più grandi, poi fate voi le vostre valutazioni, sicuramente dovete conoscere quella persona e lo spazio che ha in casa. E queste erano tutte le nostre ispo per Natale. Mi raccomando, se vi va, scriveteci sotto nei commenti che cosa vorreste ricevere o che cosa regalerete, così che ci scambiamo un po' di idee. Se non siete ancora iscritti al canale, recuperate, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi, bye bye!